Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella prima puntata della serie Belgique. Oggi ragazzi siamo qui da soli e voi mi direte: Dan, perché da soli? Gli altri non ci sono? No, perché questa sarà una serie in single player. Allora, ritorniamo ai vecchi tempi di anni e anni fa, dato che vi ha fatto piacere quando vi avevo portato quella puntata, quelle due puntate da solo. E torniamo ai vecchi tempi. Allora, abbiamo un vasto. Siamo sulla Belgique profonde. Se mi ricordassi il tasto, eccolo qua per lo store. Allora, togliamo un attimino la cosa. Abbiamo veramente tantissime mod, ragazzi. Ma veramente tante, 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 tante mod di qualsiasi cosa. Anche qui c'è veramente un'infinità di cose. Probabilmente molte cose le avrò anche doppie. Perché non ho mai aperto niente in single player. Per cui non me ne sono neanche mai preoccupato. In questa puntata userò gli shaders, questi che fanno vedere tipo quest'erba molto più bella, che in realtà se no sarebbe così. Per esempio il trattore dentro. E ora, perché non mi vede il tracchiere? Ok. Per esempio fa vedere dentro il trattore così, altrimenti sarebbe così. Quindi fatemi un po' sapere se preferite questo oppure normale. Sta di fatto che noi cominciamo con il 313 che si accende così. Perfetto, userò il volante qua perché vi ho detto che in single player mi piace usarlo. Perfetto. E cominciamo con il 313. Abbiamo la manuola touching, ma credo che la toglierò perché me ne sono dimenticato di toglierla. Quindi credo che dalla prossima puntata la toglierò. Perché mi sembra. Sì, infatti ce l'abbiamo. Ok. Sì, dalla prossima puntata verrà tolta. Sarà una serie tranquilla, veloce, così. Serie normale. E ora cambiamo mezzo. Vediamo se mi funziona. Ok, questo funziona. No, perché ho fatto qualche piccola modifica. E voglio vedere se mi funziona tutto. Ok, funziona tutto. Perfetto. Allora, qui abbiamo la nostra trebbia, poi qui abbiamo il T5, T5 che noi per ora non ce ne facciamo tantissimo, anzi, sapete cosa faccio? Io salvo la partita, vi tolgo un attimino gli shaders, vi faccio vedere come ho impostato tutto questo così e tutto questo così, basta. Beh, qui effettivamente in single player si può anche dare un nome, chiamiamola... Serie non posso fare la G. Come si chiama? Il mio salvataggio va più che bene. Allora, salviamo la partita. E ora io vi faccio vedere praticamente tutte le varie mod che uso. Sempre se farming si carica. Ecco qua. Abbiamo i DLC, abbiamo tutto. Allora, fatemi carriera. Questa qui. Cioè, infatti potete vedere. Io non li cancello, i salvataggi. Potete vedere, questo qui ha su 2 ore perché ci abbiamo giocato tipo pochissimo comunque a fare le cose. Questi due server sono quelli che facevamo minigiochi, ecco. Due parole. E ora abbiamo qualsiasi cosa, Big Bad, Kun. E ora vorrei togliere la mano a Touching che si trova, non ho neanche la minima idea di dove si possa trovare, verso la fine immagino. Manual manual attaching manual cover anche. Beh, manual cover fa niente, la togliamo anche. Se ci saranno altre mod che faranno questi problemi di rendere un pochino troppo noioso il gioco, le toglierò perché voglio divertirmi qui, voglio godermi proprio una bella carriera. E ora prendiamo. Qui c'è. Ok, togliamo quella cosa lì che non mi piace. Il T5, perfetto, lo mettiamo in moto. Gli agganciamo qui la sua zavorra. Perché, ragazzi, all'inizio in questa carriera ci danno un po' i mezzi messi alla cavolo. Quindi la cosa iniziale che voglio fare io è sistemarli un pochettino. In questo caso col T5. Allora. Per esempio, vedete qui ci danno carro e falciatrice qua. Allora, la falciatrice io la voglio mettere nel reparto dove ho visto che c'è anche
E ora, aspettate i tasti. E in questo la alza, ebbene. Questo l'accende, questo apre la mappa, questo non fa niente, questo non fa niente. Ok, questo la dispiega. Bene. Guardiamo un attimino dallo store. Con cavolo, quindi lo store non si può tenere. Quindi lo store con cosa cominciamo? Beh, tanta roba, bene. E poi questo qui penso lo venderemo davanti. Questo qui anche il super flex. Ranghinatore, queste cose qui penso le venderemo via all'istante. La MES penso anche, beh. Allora, cosa si potrebbe tenere? La falciatrice ancora si potrebbe tenere, per poi restarla a comprare. Io direi che la possiamo tenere. L'autocaricante, la pressa, direi che scelgo l'autocaricante tra i due. Quindi la pressa direi che si può vendere. No, ho detto tasto. Così. Ok, e sì, ciao. Quindi perdonatemi per eventuali cavolate, ma ragazzi, è la prima volta che utilizzo. Cioè no, è la seconda perché l'ho utilizzato in una delle ultime puntate. Mi pare nella puntata di ieri. Tra QR e volante, quindi vi chiedo di perdonarmi. Lì dietro c'è mica anche la. Ma cosa c'è? Un gatto? Sì, che c'è un gatto, non so dove, ma c'è un gatto. Dove sta il gatto? È qui da qualche parte. Ah, guarda, ci sono già un po' di uova. Facciamo sulle uova intanto. Boh, c'è un gatto, ragazzi, ma non si. Cavolo, ma io ci entro qui dentro. Ho preciso, l'hanno fatto. Comunque, bel gig profondo, ragazzi, perché è veramente una bella mappa e non l'avevamo utilizzata per nessuna serie. Non ce n'era nessuna. Boh, sto gatto. Non si sa. Guideremo anche abbastanza da dentro perché col volante lo sapete che io mi trovo più a guidare da dentro che da fuori. Mappa veramente bella, però non avevamo in programma di farci niente, quindi serie single player. Non so quanto la porterò con che frequenza, ragazzi, però io ci provo. E ora la pressa la stacchiamo qui. Attacchiamo questo. Non, cioè, io guiderò da dentro, sì, ma non chiedetemi di fare le cose realistichissime perché le faccio un po' così, come ho sempre giocato a farming io, insomma, come abbiamo sempre fatto, ora abbiamo fatto la serie realistica di là, per il resto giochiamo in modo normale. Ok, qui non ho mica impostato, vero la N tipo, per chiudere l'apertura. No. Fa niente. Riaccendi. Oh. I shaders, mi piacciono veramente tanto questi shaders. Infatti spero che non mi diciate di toglierli. Beh, ovviamente non vi preoccupate se mi dite di toglierli che non vi piacciono, li tolgo all'istante. Che danno fastidio magari. Ok. No, le luci. Volevo. No, non volevo neanche cambiare mezzo. Volevo scendere per andare un attimino sulla trebbia e chiudere la cosa qui. Non dispiega. E ancora queste luci, dai. Come cavolo, l'avevo impostato un tasto. Ah, con lo stesso tasto che apro. Cavolo, devo ricordarmi di cambiarlo. Scendi. Questo tasto qui cosa fa? Salta sopra un veicolo, ok, attacca e stacca. Ristacca la seminatrice. E ora prendiamo l'erpice che mi sembra fosse da qualche parte. Da qualche parte c'è di sicuro. Là c'è la botte dell'acqua. No, qui non c'è. Qui è dove spawniamo all'inizio. Non ci siamo passati. Perfetto. L'erpice. Ah no, l'erpice ce l'ho attaccato al 3.13. Quindi vabbè, quello lì ce lo teniamo lì. E ora cominciamo a fare qualche viaggio di vendita. Cose che non ci servono. Allora, mi sembra che da questa nuova update si possa solo uscire da questo o da un'altra entrata. Prima ne avevamo tre, ora ne abbiamo più due. Mi piaceva, quella che mi piaceva di più l'hanno tolta di entrata. E niente, ero indeciso, ragazzi, se fare questa serie con More Realistic e Gearbox, dato che ho il cambio. Solo che avrei dovuto usare solo mezzi originali, quindi non.
Mi piaceva tanto. Qui che abbiamo un'infinità di mod, usiamole. Anche mod che magari sono un po' private, così. Cose che non si possono usare in single player, magari troppo pesanti, DLC. Almeno li usiamo qui. E via. Perfetto, comunque veramente su strada è bellissimo andare col volante su farming. Guardate un po' che curve. Cioè, una bellezza. Guardate poi com'è lineare il volante. Beh, so che questi qui, chi ha il Cytex, se lo potrà scordare. Però, a dire il vero, su farming penso sia più comodo avere il Cytex che il G27. Il G27 è stupendo, cioè. Ha il force feedback, ha un sacco di cose. È un volante nettamente superiore al Cytex. Però il Cytex è studiato apposta per farming, per cui è più comodo. Io non l'ho mai provato, però. Se si prende il joystick qui è tipo, no, console, come si chiama? La cloche da mettere di fianco, per esempio la Xtreme 3D Pro per rimanere fedeli a Logitech, è una cosa stupenda. E ora, ok, con questo vendi, mi devo uscire, metti un po' di velocità. Ok, ho fatto volare via il cappellino delle marce. Mi seguirà su Eurotrack, sa che ci litigo tutti i giorni. E vendi, perfetto. Accendiamo magari anche i lampeggianti. Sono le 6:51 del mattino. Abbiamo 25.000 euro di prestito. 25 l'avevo appena restituiti perché partivamo con 25.000. Siamo in facile. Perché almeno cambiamo i mezzi. Ragazzi, è una bella serie tranquilla. Puntate tranquille. Dato che non avremo magari tanto tempo per giocarla. In facile è la cosa migliore. Ci facciamo magari. Qua si possono fare le missioni, cosa che io non ho quasi mai provato su farming. Forse nelle prime 2-3 puntate della serie americana quando l'ho cominciata in single player. E basta. Comunque, per chi magari non conosce il Tracky R, magari potrà avere un attimino un po' di mal di mare. Vedere che me che muovo la visuale così, parlo, si muove su e giù. Comunque, è veramente comodo. Tracky R, questo qui mi sembra di avervelo già spiegato ieri. Ok, qui c'è la presta da fare un altro viaggio. E poi non c'è niente da attaccare. Ok, questo possiamo attaccarlo davanti e ci attacchiamo la presta dietro. Perfetto. Meno male che l'ho tolta subito la. No, l'external cosa. Lì la gearbox. No! La manual attaching. Almeno non ci rompe tanto le scatole fare tutti questi cambi qua. Ho tolto il traffico perché qui sulla Belgique sono un po' buggattini, si incastrano in un punto e non vanno più avanti, quindi l'ho tolto, purtroppo. Saremo da soli, ragazzi, non so, fatemi sapere qualche consiglio per fare una serie da solo che non sia troppo noiosa. Magari che argomenti parlare, su cosa poter fare. Vedere un pochettino tutto quanto, ecco. Magari consigliatemi trattori. Con un po' di intelligenza, sicuro che mi si chiedete. Dan, compra il 7R, Dan, compra il 7250 adesso. Che a parte che non ce lo possiamo permettere, ma poi non ci servono così tanti cavalli. Se mi consigliate dei trattori, ben venga, anzi, volentieri. Quindi mi fa piacere, ditemelo un po'. Perché io veramente da tanto tempo che non faccio serie in single player su farming. Su Eurotrack la faccio tutti i giorni, ma su Eurotrack oramai ho un pochino preso l'abitudine, quindi è una cosa un po' diversa. Su farming, cioè, sì, appunto su farming è una cosa un po' diversa. Poi mi immagino fare le manovre rallato, col rallato come vengono bene. Aspetta, che devo. Una cosa che forse devo sistemare che è. Quando scendo non devo togliere che col volante faccio così, l'ho impostato io, però ora mi accorgo che forse è un po' scomodo. Ma scusa, cos'ha da configurare? Ah, niente, infatti. Perfetto, torniamo giù in farm che abbiamo da fare ancora qualche viaggio con sicuramente. Ehi, occhio qua. Ho preso il volo in sto saltino. Con sicuramente il voltafieno e poi non so con che cos'altro. Vedremo un po'. Magari come caricatore, quello per i pallet, potremmo venderlo.
Io ragazzi, in questa serie, essendo, magari non vi prometto che la userò tutta col volante, però ora che mi ha preso, farò un bel po' col volante. Non vi prometto che farò tutto, cioè no, scusate, non farò molto con il caricatore perché devo usare, cavolo, il filo della webcam. Dovrei usare il mouse, oppure ho il joystick che funziona, però dovrei tipo sterzare in questo modo tenendo il joystick in mano così e non è il massimo. Per cui cercherò di fare il meno possibile con il joystick, comprare autocaricanti, mettere i cosi posizionabili di semi, ricaricabili di semi, per evitare il più possibile il caricatore frontale e via dicendo. E ora, questa me l'attacco dietro, il voltafieno mi sembra di averlo visto da qualche parte. Sì, nello store l'ho visto. Vediamo. Ah, beh, c'è anche il carro della Unifid. No, così. Vediamo cos'altro abbiamo da vendere. Sì, qua lo so che non è il massimo. Allora abbiamo, ah, beh, la lama davanti, il ranghinatore, il carro della Unifid. L'Unifid è la razione mista. E direi che anche il caricatore, perché tanto non lo uso. Non so dove sia, non ne ho la più pallida idea, però voglio venderlo. Ecco, lì c'è il carro della Unifid. Caricatore, là c'era il 313 qui. Non so se è un 313 o un 310. Suppongo un 313. Giriamo un po' qui dietro, vediamo se le gomme sono dinamiche. No, peccato. Su alcune mappe queste gomme ci puoi picchiare contro e tipo una fa per collision, puoi prenderle in mano, lanciarle, è veramente bello. Ok, neanche qui dietro sembra che ci sia. No. Dove cavolo me l'hanno. Ok, lì c'è la lama. Eccolo qua. Beh, io direi che la cosa meno costosa la vendiamo di qui. Le due cose meno costose, quindi portiamo là la pala e queste due perché ci conviene, insomma. Ok. Sapete che però non è neanche forse tanto malaccio usarlo così. Beh, ora in farm spegniamo i lampeggianti. Ok, attacchiamo la lama davanti e poi il ranghinatore lo ripristineremo. Io mi sembra di averla girata grosso modo. Aspetta, ci siamo incastrati con. Che cavolo è successo? A posto adesso. Sì, giusto. Farmi. Sì, beh, attacca quella, ma attacca anche questa. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, non è vero. Ok, ora sì. Perfetto. Aspetta. Calma. Cambia selezione attrezzo. Tira su. Ok, mettila un po' che non dia fastidio. Perfetto. E direi che possiamo cominciare a fare missioni poi. La zavorra la prendiamo dopo. Voltafieno. Guardiamo un attimino che non sia qui infilato. Beh, qui non può essere. Guardate che bella la paglia con le shader. Cioè, la differenza. Boh, ragazzi, qui ci passo? Sì. Lo ripristineremo. O guardiamo dall'esc. Dov'è? Anzi, guardiamoci subito. No, no, no. Questo è quando non so i tasti sul volante. Perché qui genioni della Giants. Loro sanno che una buona percentuale degli utenti che gioca farming usa anche il G27. Però loro, il G27 perché è uno dei volanti più frequenti, che hanno più persone, insomma. Il G27 barra, sì, il G27, perché il G27 veramente ce l'hanno in tanti, non quanto il G29 o il G920.
Fare un disegnino come fanno con il volante è troppo difficile. Potremmo anche. Sì, questo qui lo porteremo a vendere a 4 file. Cosa facciamo? Ok, allora questo me lo danno qua. Cosa abbiamo vicino a questo? Ah, è tipo fianco la trebbia. Quanto mi sembra di aver visto, può essere. Ci ricontrolleremo dopo. Sto usando il T5, ragazzi, perché ho anche intenzione di venderlo. Almeno. Aspetta un attimo. Adesso io sto continuando a guidare, ragazzi. Vedete il bello di avere anche il volante, che puoi continuare a guidare anche se non sei in gioco. Cioè non sei effettivamente in gioco. Abbassiamo un pochettino. No, questa. Ma questo. Il bello è che, cioè vi dicevo, volevo magari vendere il T5 per prendere un trattore mod. Non so che modo ho, ovviamente non so che modo ho, però volevo prendere un trattore mod da cambiare al T5, perché va bene il T5, però l'abbiamo già visto in tutte le salse, in quasi tutte le serie, per cui direi che un po' cambiare, magari un T6 nuovo, stile nuovo. Allora, ora, qual è il tasto? Questo però non me lo fa staccare, perché c'è quella. Ma stacca questa, poi vai su, vai indietro, stacca anche questa, ora scendi, vai qui, sicuramente mi farà vendere New Holland, no, strano, va avanti, va indietro, vendi questa, ora mi fa vendere New Holland, no, forse farming si è, o è fuori dal trigger, no, farming forse si è un pochino ingegnato, ho detto, ma forse ogni volta che mi mette il trattore qui, non è perché me lo vuole vendere, ma perché vuole vendere quello che c'è attaccato. Si sono ingegnati finalmente. No, configura, vendi. Botte dell'acqua non ce ne facevamo niente, ragazzi. Finora io sono per quello che all'inizio. Guarda, 74.000 prima di restituire il prestito, 74.000 dopo averlo restituito, avendo venduto il macchinario. Io sono uno di quelli che subito mi tengo poche cose. Infatti la falciatrice sono un po' tentato a tenermela. Infatti penso la venderò. Perché i costi operativi sul 17 sono alti. Diventano vecchi, si svalutano velocemente. E quindi non conviene tenere una cosa vecchia, tenerla lì sul 15, sul 13, sull'11, sul 2009, sì. Beh, sì, faccio così. Però qui sul 17, no. Per cui penso non. Ci terremo trattore 1, al massimo ne compriamo un altro più avanti. Erpice, aratro, seminatrice, espandi fertilizzante e raccogli il carro per raccogliere la paglia. Allora, quindi questa qui la prendiamo su. Ok, la dispieghiamo, la ripieghiamo. Guarda il trattore come sta inclinato. Aspetta, abbiamo anche la drive. Ok, abbiamo anche la drive control. Penso verrà tolta anche quella. Ora che ci penso. Abbiamo anche una zavorra. La drive control, devo ricordarmi di toglierla. Perché infatti dicevo, è slitta un po' il trattore. Piano piano, ci andiamo a staccare. Ok, e via. Altro poi mi sembra di non aver visto. Ora comunque facciamo questi due viaggi. Cioè da portare via la zavorra, pensavo di tenerla magari per prossimo mezzo, ma ci torna utile. Portiamo via falciatrice, questo ci rimane ranghinatore, cioè voltafieno, scusate, e tra l'altro questo carro qui dietro ci dovrebbero dare tantissimo. Ranghinatore e beh, dai, questo ranghinatore, voltafieno e pettine e basta. Le mie serie infatti iniziano quasi tutte così. Che si vende quello che non serve. Cioè, alcuni che partono iniziano. Cominciano. Erpichiamo il primo campo, trebbiamo il primo campo. La serie è sempre così. Però da me no. Da me si vende quello che non serve. La falciatrice non ci serve. Questo qui dietro ci servirà tra 2-3 mesi. Cosa me ne faccio di tenermelo lì che mi costa più che comprarmene tre poi tra 2-3 mesi? Perché alla fine è quello, tu risparmi i soldi per poi non comprarlo dopo, ma li spendi in costi operativi.
Non era questo il tasto per dispiegare. Ah beh, se magari se non si è fuori, infatti. Devo anche abbassarla, quindi diamoci già il comando. E stacchiamola, perfetto. Ora mi sa che mi conviene vendere questa, che sarà fare retromarce. Su retromarce, ok, vendi. È stato venduto. Ok. No, ehi. Ok, 36.000, guardate un po'. Comunque sì, all'inizio ci saranno un bel po' di problemi di questo tipo, che non saprò i tasti, ma poi nel giro di un, penso, una settimana, forse neanche, si sistemerà, aia, si sistemeranno da soli. Cioè, da soli. Imparerò i tasti. Qui ci sono, sembrano dei bambini che gridano, invece sono tipo un maiali, no, maialificio, sono maiali e fanno, no, non salumificio, come si chiama? Dove abbattono gli animali, insomma, non viene in mente. Boh, non mi viene in mente. Mitch, qualcosa di c'è scritto. Oh. Il T5 che c'ha su mezz'ora. Beh, mezzo cavolo, mezz'ora. Quindi ho già fatto mezz'ora di puntata. Fammi provvedere. Dimmi che non è vero. Ho fatto 26 minuti. Che cavolo mi segna mezz'ora? Vedete, farming. Ho gonfia le ore. Ho fatto 26 minuti, mi segna mezz'ora. Tra l'altro, 26 minuti. 20 minuti li avrò fatti fuori dal trattore. Quindi, boh. Ah, qua circa dovrebbe essere. Vuoi vedere che dentro quel capanno lì chiuso? Ah no, eccolo qua, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Oh, vedi? E ora abbiamo detto questo e controlliamo un attimo. Garage, questo e allora, qui abbiamo queste cose qui. Potremmo vendere anche l'aratro, perché questo aratro qui ci poi obbliga a arare in un modo che a me non piace, però... È realistico, ma che a me non piace. Comunque, facciamo così, vendiamo questo e basta. Sì. Beh, potevo anche attaccarlo dietro. Però, fa niente. Per il resto, basta. Quindi penso venderemo quello, poi io mi venderò il pettine della trebbia e basta. Andiamo avanti così. Cioè, andiamo avanti così, nel senso... Poi nella prossima puntata decideremo che mezzi prendere. Cosa fare? Anzi, proviamo a vendere questo. Decidiamolo subito, va. E poi, no! Cavolo, stavo facendo un fail. Decidiamo subito. Almeno poi, se devo prenderlo, che mi serve per andare avanti. Vedete, questo qui è il T6 nuovo. 145, non è male. Allora, cominciamo dall'inizio delle mod. Allora, troppo grande, troppo grande. Già visto. Già visto, già visti, tutti questi sono grandi. Già visto, già un Arion si potrebbe prendere. Un Arion 140, andrebbe bene. Anche se l'abbiamo già visto. 5110 TTV, aspetta che ce n'è due. Uno che è più fatto meglio non si può sentire. Ok, penso che debba toglierne uno perché sembrano uguali. Questi ce l'abbiamo, il 1000 no, questo l'abbiamo... Questo l'abbiamo già visto, questi qui sono troppo grandi, questo ho già visto. 6R, no, questo qui è quello troppo grande. Ho un... uno di... Dai. Ho uno... Questo quant'è? 115? Beh, anche per esempio fosse uno di questi. Se mi ha 135M. Ho un... No, questo 85 cavalli, ce ne facciamo poco. 6R... Sì, è un 170. O l'XM, l'Hurleman XM 130. 130 non ci arriva. 120. Sì, ciao. Grazie, lo so che l'Hurleman ci arriva a 130. È Lamborghini Nitro, però questo 120. Fa brutti scherzi, ragazzi. La sera. Il TS è il calo trattore di Daniele, modello vecchio. Anche questo TS si potrebbe prendere. T6, abbiamo detto 145. No, 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 no. Un cingolino, un cingolino. No, però non è una serie stile vecchio. Quindi no.
Questi li abbiamo già visti tutti. Un altro 6M. Chissà perché ne ho due. Devo provare. Questi sono tutti. Questo 2,20 troppo grande. Questo è 2,30. Il Galaxy. Questo Star qui. Questo è bello. Qui cambia tipo 3 cavalli, però fa niente. 3 cavalli e quanti soldi? Vabbè, niente. Beh, in realtà però penso non sia molto realistico, quindi ok. Beh, ragazzi, vi lascio commentare a voi se Star prossimo trattore, eh. TS 115, Lamborghini Nitro 120, questi il John Deere 6M lo lasciamo un attimino da parte, oppure per chi vuole il 6M scriva 6M e poi metta che ne so trattino oppure, perché se questo qui è fatto bene il vostro commento vedo TS 6M, prenderò il 6M, se non è fatto bene prendo l'alternativa. Quindi questo qui 6M oppure cos'altro possiamo prendere? Basta. Mezzi originali, sinceramente mi sono anche un po' rotto, quindi le alternative io vi direi queste. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Spero che ho sbagliato. Spero che questa serie vi piacerà, a me comincia già abbastanza a piacere e niente. Attiviamo i shader che sono stupendi. Vendiamo le uova. Vediamo quanti soldi facciamo su con le uova. 170 euro di uova. Bene, da Dan è tutto. Ciao a tutti.